Stereo 5 TV presenta L'Almanacco del Giorno. In studio Luigi Comentale. Oggi è il 4 giugno, si ricorda la Santissima Trinità. A Roma il sole è sorto alle 4.37 e tramonta alle 19.40 ora solare, a Milano alle 4.36 e tramonta alle 20.07 minuti. Luna che tramonta alle 4.23 per levarsi alle 20.37 e luna piena alle 04.44. Proverbio di oggi, medico vecchio e chirurgo giovane. Andiamo ad accadere. Emily Dickinson, nel 1913, una suffragetta si pone davanti al cavallo di re Giorgio V durante il derby di Hampton. Verrà calpestata e morirà pochi giorni dopo senza aver ripreso conoscenza. Quattro anni più tardi, nel 1917, vengono assegnati i primi premi Pulitzer. Nel 1944 le truppe alleate americane, guidate dal generale Mark Wayne Clark, liberano Roma. Jonathan Pollard si dichiara colpevole nel 1986 di spionaggio per aver venduto i segreti dell'intelligenza militare degli Stati Uniti a Israele. Nel 1989 i dimostranti di Piazza Tiananmen a Pechino vengono repressi. Tutto viene filmato dalle televisioni. L'Ariane 5 esplode nel 1996 durante il lancio. Nel 2010 a Dhaka, in Bangladesh, muoiono 116 persone in un incendio causato da un trasformatore elettrico. I nati di oggi: Angelina Jolie, attrice americana, Bar Raffaeli, modella israeliana. Mentre ci lascia in questa giornata, nel 1994 Massimo Troisi, attore, nel 2004 Nino Manfredi, attore, nel 1798 Giacomo Casanova, il suo nome è sinonimo di seduttore. Frase aforisma: la prudenza e l'amore non possono stare insieme, lo diceva Montagnier. E noi ci fermiamo, grazie per averci guardati anche in questa giornata, un saluto da Gino Comentale, torniamo come sempre domani con il nostro almanacco, ciao! L'almanacco torna domani.